Le imbragature, tu il coltello e la pistola dentro. Pony, go! Azione! تتركش منهم! امسكوا! يلا! يلا! Stop! Danilo Rovani nel ruolo di Salah Eddin nel cortometraggio In nome di un Dio. Ismi Salah Eddin. Scherzo, sono Danilo Rovani. Sono italiano, non medio orientale, questo si intuisce. E ho accettato la sfida di recitare in arabo dopo averlo fatto in inglese, francese, ed è un bel divertimento. Mi scusi, giallo, giallo! Questo però sta bene, ma... poi di qua. Quindi siamo qui sul set, io mi sto preparando a tagliare la testa ad uno dei miei colleghi, quindi queste sono le belle idee di Antonio Braucci. E quindi adesso sono quasi pronto ad entrare nella parte del feroce capo dei militanti. Più su le metti meglio le mani, Mohamed, così non vedo i... Metti pure l'altra più su, metti pure l'altra più su. Un po' di fuoco. Vai. Azione! Che altro dire? Che il progetto uscirà a dicembre in forma di trailer, invece il 3 gennaio ci sarà una prima anteprima al Rione Terra a Pozzuoli, quindi stay tuned. Azione! We're never gonna get out of here! Shut the fucking up, soldier! I take you all out of here! Salve a tutti, sono Sebastiano Cavasso, interpreto Elias appunto nel cortometraggio In nome di un Dio. Un onore e un piacere per me farne parte. Oggi abbiamo cominciato le riprese e da poco, insomma, ancora vedete come siamo combinati. La grandezza però e la bellezza del cinema è proprio questo, quindi all'interno di una grande finzione che possiamo definire magica c'è invece purtroppo in maniera tragica una grande verità, la verità di riferimento che sta alla base di questo piccolo grande progetto, la questione medio orientale e non solo, il terrorismo, lo scontro tra civiltà, lo scontro tra religione e purtroppo anche e soprattutto lo scontro tra gli uomini, uomini apparentemente diversi tra di loro ma che poi invece hanno moltissimo che li unisce. Quello che li unisce è infatti l'umanità. Mohammed Butt, Abdel Karim in nome di un Dio. E sono Abdel Karim, sono il personaggio, sono un soldato che sono stato costretto a fare questa guerra, che una guerra non mi appartiene, una guerra che mi hanno trascinato in questa guerra, in questa tragedia. Come viene? Come mermini?
Giù di bocca da uomo per mani. Ma lei sta trascinando. La secret. Da, da, da. Non la prenderà la fai. Da, da, da. Lactum ebra. Lemon laia te vera. E questo cortometraggio è un cortometraggio che richiama il momento attuale della nostra vita, quello che vediamo, quello che viviamo ultimamente. Quando mi ha contattato Antonio Braucci, mi ha parlato di questo cortometraggio, mi ha parlato dell'idea che ha. Ragazzi, dietro che non serve. Cos'è il partito? Silenzio! Non scendere più di così, Silenzio! 5 una seconda. Si stai uno. Ma non mi faccio uno nel costato. Quando mi trovo nel costato? No, non resto. Allora, sì. Se lui mi dà il primo punto, mi sta con l'agliamento di chiudere tutti. Perfetto, ma il secondo lo sei. Danilo, vieni, dimmi come me lo dai il punto. Dai, dai, prova. Io sto appeso. Stai così. Vabbè, sì. Un paio in faccia. Mi ha detto. Cioè, io mi sono sentito chiamato in causa, perché praticamente l'idea che ha avuto è una idea bellissima, che praticamente mi sono sentito di difendere e di diffondere la mia cultura, ma è quella vera, è quello che succede nel nostro paese, nei nostri paesi arabi, ma non quello che viene trasmesso, che le guerre vengono fatte, ma il popolo non c'entra niente di queste guerre. Sono tutte politiche, tutte cose false, ma la realtà è un'altra cosa. Ovviamente ringrazio Antonio Braucci del cortometraggio e che mi ha fatto anche partecipare per difendere la mia cultura e il mio paese. Grazie Antonio. Nicola Lerra, compositore delle musiche originali di In nome di un Dio. Allora, innanzitutto ringrazio Antonio Braucci per questa opportunità. Abbiamo girato già insieme in un altro cortometraggio ed è stata una bella esperienza. Questa si sta riprovando tale e spero che vada altrettanto bene. Allora, In nome di un Dio è un cortometraggio che è nato tutto nei giorni in cui è successo in Francia, purtroppo gli attacchi in Francia. E da lì Antonio mi ha proposto questa stupenda idea e io cercherò di comporre le musiche cercando di far entrare completamente il pubblico all'interno di questo cortometraggio, quindi facendo vivere esattamente le emozioni che provano gli attori, che non è assolutamente facile, ma spero di fare un ottimo lavoro e in bocca al lupo a tutti. Livio Montanari, aiuto regia di In nome di un Dio, l'uomo senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile, per il suo enorme contributo fuori e sul set. Ciao Antonio, dopo ti do 100 euro e ringrazio Antonio Braucci per avermi preso in questa troupe che è splendida, composta da un sacco di persone che fanno questo col cuore. E ho conosciuto tante belle persone, ringrazio anche Paola Ganzerli che mi ha insegnato un sacco di cose in questi giorni, senza la quale non starei facendo veramente tutto quello che sto facendo. Ringrazio i tecnici Renato, Marco, Martino, Antonio De Rosa, il DOP, Mohamed che si sta facendo un cuore così e ci sta facendo, diciamo, lezioni di vita un po' a tutti. E il trucco, i costumi, veramente non so da dove cominciare, né so da dove finire. Ringrazio veramente tutti quanti e dico che sono molto contento di essere in questo posto. Prima di scappare sul set, perché sono convocato dal direttore della fotografia Antonio De Rosa, mio grandissimo amico, volevo salutare Paola Ganzerli, direttrice di produzione, che si sta impegnando tantissimo e sta rendendo possibile questo lavoro in poco tempo. Luisa Dionisi del settore trucco, il capo reparto del settore trucco ed effetti speciali. Grazie veramente anche a loro. Antonio De Rosa, direttore della fotografia di In nome di un Dio, oltre che caro amico. Sì, sicuramente prima l'amicizia e poi tutto il resto. Con Antonio abbiamo iniziato più di un anno fa,
è stato a giugno del 2014, abbiamo fatto il primo lavoro insieme, un lavoro che in primis ci ha portato feeling, ci ha portato a lavorare bene, a tirar fuori un prodotto che credo, per quanto mi riguarda, nel mio piccolo curriculum, uno dei prodotti più belli che ho realizzato, un prodotto che comunque mi ha messo a dura prova, perché in linea di massima io credo sempre che per migliorarsi bisogna partire da una base e poi cercare di fare sempre, anche se piccolo, ma sempre un passo avanti. Silenzio per favore! Ok. Azione! We're never gonna get out of here! Shut the fucking up, soldier. I take you all out of here. A seguire. Quindi con Sete nel 2014 è stato un lavoro bello, che ci ha dato qualcosa, ha dato dei risultati. Adesso ci rimettiamo alla prova con questo qua, che dire è più difficile, forse è poco, però è anche 10 volte più stimolante. Umberto Rea, caro amico e autore di questo splendido backstage di In nome di un Dio. Sì Antonio, niente, volevo ringraziarti grandemente per l'opportunità che mi hai dato di dare un mio umile contributo a questo bellissimo progetto. Il messaggio è un messaggio molto importante, è un messaggio da cogliere e da mettere in pratica. Praticamente le religioni non devono essere motivo di cose brutte tra gli uomini, ma anzi le religioni devono avvicinare l'uomo a Dio, perché Dio è amore. Motore partito, azione. Antonio Braucci, regista e attore di In nome di un Dio. Grazie maestro. Questa è una nuova avventura per Karma 31. È il terzo cortometraggio che realizziamo. In realtà in progetto c'era di realizzare un cortometraggio sulla Prima Guerra Mondiale che avesse come tema l'amicizia e che difendesse tali valori. Purtroppo il 13 novembre i fatti di Parigi ci hanno colpito tutti quanti e per me era necessario parlarne e quindi ho deciso di chiamare tutta la troupe e di proporre questa nuova sfida, questo nuovo progetto che è stato preparato in pochissimo tempo, tant'è vero che dopo 15 giorni siamo qui a girare. Mamma! Finally, you understand. You understand. You understand. And you understand. Andò, ma che sto mattino in backstage, eh? Senza audio. Come senza audio? Il trailer sarà pronto è in uscita il 13 dicembre e a seguire la prima proiezione ufficiale di questo cortometraggio ci sarà il 3 gennaio a Rione Terra. In nome di un Dio nasce dall'esigenza di raccontare ciò che è veramente l'Islam e non lasciare spazio a quell'ignoranza che viene alimentata dalla paura e che mette le persone nelle condizioni di giudicare allo stesso modo tutto ciò che è diverso, tutto ciò che è diverso dal cristiano, quindi l'Islam, di porlo sotto l'unica bandiera dell'ISIS, ma non è così. Una salvezza truccata. Vorrei aprirla. Vorrei aprirla così, per un istante. E poi fare subito e questo era quello che io volevo raccontare. E c'è anche la speranza che queste immagini, per la loro crudezza, possano risvegliare un attimo le coscienze e riportare un attimo la mente umana al presente e nello stesso tempo spaventare per quello a cui probabilmente andremo incontro. In nome di un Dio noi raccontiamo due momenti, il presente e un probabile e vicino futuro in cui tutta l'umanità potrebbe essere distrutta da questo conflitto.
E, mi piace citare Einstein che diceva: io non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma so per certo che la quarta si combatterà con bastoni e pietre. E quindi attenzione. Voglio ringraziare tutta la truppa di Karma 31, tutti i settori sono fondamentali. Senza di loro, senza il loro amore, non avremmo realizzato questo cortometraggio che è prodotto senza fondi. E quindi grazie davvero a tutti quanti, tutti quelli che sono presenti, tutti quelli che sono al lavoro. E in bocca al lupo a Karma 31.